sulle donne, parlava Alicia D'Amico dei fondi che ci sono, che devono arrivare anche rapidamente a quei ragazzi, agli orfani di femminicidio, alle famiglie adottive. Allora facciamo un punto con Raffaele Cannizzaro, commissario per il coordinamento proprio delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso intenzionali violenti. Dal 16 luglio è in vigore, il regolamento prevede un pacchetto di iniziative in favore degli orfani dei crimini domestici. Sono previste 4 tipi di misure: il sostegno allo studio, il rimborso di spese mediche e psicologiche assistenziali sostenute eventualmente dai bambini, la formazione professionale e l'avviamento al lavoro e infine il sostegno alle famiglie affidatarie dei minori. Le prime 3 misure riguardano tutti gli orfani, anche maggiorenni, perché non economicamente autosufficienti e senza limiti di età. L'ultimo evidentemente solamente i minorenni. Perfetto, sono state erogate le prime somme, i primi fondi. Quante domande sono arrivate? Cominciano ad arrivare le domande, noi abbiamo una decina di domande in tutto. Per quanto riguarda però quel tipo di fondi che sono stati erogati, cioè il sostegno alle famiglie affidatari, sono previsti 300 euro ad orfano al mese per tutta la durata chiaramente della minore età. Sono arrivate 6 o 7 domande, 2 delle quali erano pronte per la liquidazione, per cui abbiamo liquidato gli importi che spettano le famiglie affidatarie dal 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge, a tutto il 2020. Non c'è un numero preciso, non si sa con certezza quanti sono gli orfani di femminicidio, tra i 1700 e i 1900. Quanti ragazzi voi pensate, bambini, possano avere diritto? Abbiamo stimato nel massimo 2000 orfani ogni anno da assistere. Si sta lavorando per cercare di riuscire a capire quanti sono, fare insomma una sorta... Io stesso ho avviato una rilevazione tramite i prefetti già da un anno. È cosa delicata e anche laboriosa, perché vede, il problema più grave per avere un numero preciso di persone da assistere è la qualificazione del reato. Noi possiamo avere con certezza una qualificazione di femminicidio per fattispecie criminose che si siano risolte già nei tribunali, ma noi sappiamo che perché una vicenda penale si possa risolvere passano alcuni anni, mentre noi abbiamo la necessità di assistere soprattutto i minori dal giorno dopo la commissione dell'evento, cosa che stiamo facendo, nel senso che nel regolamento, e questa è un'importantissima novità che abbiamo introdotto, andiamo alla ricerca di un'attendibilità, insomma, della configurabilità del reato come femminicidio, senza aspettare che venga consacrato in una sentenza penale. Ecco, per fare un esempio pratico, ora l'ultimo femminicidio a Pordenone si è costituito l'uomo che ha ucciso la moglie, 2 bambini orfani, 8 e 3 anni. Potranno riuscire ad avere subito, presto? Assolutamente sì, i fondi. Perché se l'omicidio è maturato nella sfera affettiva, indipendentemente dalla conclusione del procedimento, dal mese prossimo noi potremmo cominciare la famiglia affidataria a erogare l'assistenza. La norma che abbiamo scritto è una norma garantita, nel senso che se fra 5 anni, alla conclusione della vicenda penale, non dovesse essere consacrata la fattispecie penale prevista, gli importi erogati non si devono restituire, perché in ogni caso lo Stato ha assistito un minore in condizioni di bisogno. Questo principio, che è basilare, è passato quando abbiamo approvato il regolamento. Le associazioni che aiutano queste famiglie affidatarie, che aiutano gli orfani di femminicidio, denunciano una difficoltà nel percorso, nella richiesta dei fondi, quella burocrazia che rallenta tutto. Questa è una cosa che non capisco molto francamente. Ti assicuro che noi abbiamo immaginato un sistema di una semplicità unica, naturalmente con il minimo di garanzie che è dovuto quando un ufficio amministra ed eroga fondi pubblici. Noi abbiamo messo online anche i facsimili di domanda, devono produrre quei pochi documenti che servono, che sono essenzialmente delle autodichiarazioni. La domanda arriva attraverso le prefetture al comitato, il comitato deciderà nei tempi anche brevi. A quanto ammontano i fondi? Non vi è in questo momento nessun problema di fondi, vi è un problema di domande. Noi abbiamo poche domande. Voglio approfittare dell'occasione che mi dà di parlare con lei e con il suo pubblico. Il reato di femminicidio non prevede soltanto questi aiuti specifici previsti dalla legge del 2018. È una legge precedente del 2016 che consente alle vittime e ai familiari delle vittime di vedersi corrispondere dallo Stato un indennizzo se sono vittime di reati intenzionali violenti. Il femminicidio è indennizzabile da parte dello Stato con un assegno da 60.000 euro.
più 10.000 euro di rimborso di eventuali spese mediche ed assistenziali. Noi abbiamo pochissime domande dalle vittime di questo tipo di reato e molti orfani e molti tutori spesso ignorano che c'è anche l'assegno che corrisponde all'indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti. Quindi insomma ci sono dei fondi che non sono utilizzati perché mancano le richieste in pratica. In sostanza sì, abbiamo avviato quest'anno una campagna informativa che spero produca gli effetti che desideriamo. Gli indennizzi erano all'epoca veramente minimi, 7.200 euro. Da gennaio di quest'anno si è arrivati da 7.200 a 50.000 per un omicidio ordinario e 60.000 per un femminicidio. Nel 2020 abbiamo comunque liquidato per delitti maturati in ambito domestico 1.300.000 euro. Oltre questi fondi invece che riguardano proprio gli orfani di femminicidio che e le famiglie affidatarie. Sono cumulabili. Prefetto, lei sta per andare in pensione, ecco, ha davvero seguito con passione questo molto. Lavoro, pensa ecco di essere arrivati ad una conclusione o ad un punto di partenza? L'uno e l'altro, perfezionare il sistema con gli strumenti normativi che erano previsti ma non realizzati è stato per me un lavoro impegnativo e quindi è un punto di arrivo veramente prezioso, sono estremamente soddisfatto. È un punto di partenza anche questo, sicuramente, perché da adesso in poi comincia un'epoca nuova, da zero centesimi a sostegno degli orfani di femminicidio si apre un sistema che può, per carità, soltanto alleviare le condizioni economiche di una famiglia dopo il dramma che hanno vissuto soprattutto questi bambini e questi ragazzi, ma è importante che almeno da un punto di vista economico non abbiano ancora a soffrire. Deve avviarsi però il sistema, abbiamo bisogno di grandi veicoli di trasmissione delle notizie e speriamo di esserlo anche noi. Grazie prefetto, grazie, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci.